Senatore Bartolomeo Amidei, il suo gruppo politico è stato uno dei sostenitori di queste giornate. Del 2004 finalmente si parla della tragedia dalmata, delle foibe. Perché si è aspettato tutto questo tempo, secondo lei? Ma nonostante si sia aspettato molto tempo, ancora oggi c'è qualche incosciente negazionista che fa fatica a riconoscere questa tragedia immane che ha colpito l'umanità, particolarmente il popolo italiano, il proprio istriano, dalmata e fiumano, che esuli cacciati dalla propria terra furono trucidati in queste tremende crepe cosiddette foibe. E le foibe è stata veramente la tragedia di queste genti italiane che hanno con le loro famiglie dedicato la vita e che furono da quell'assassino di nome Tito poi uccisi barbaramente ancora vivi dentro a queste crepe della terra. Così avvenne, oltretutto mi auguro che a breve, da noi c'è una richiesta in tal senso, venga tolta la massima onorificenza che la Repubblica Italiana ha dato a quest'uomo, cioè la cavaliere di Gran Croce, di Gran Cordone, a un assassino. Mi auguro che ciò avvenga quanto prima, perché queste migliaia e migliaia di persone che sono morte, io credo che non accetterebbero mai che venisse data un'onorificenza a un assassino che ingiustamente e barbaramente ha ucciso donne, bambini, uomini che non avevano nessuna colpa. Quindi finalmente il 10 di febbraio, grazie anche a una legge cui fu il primo firmatario, il senatore Roberto Menia, che è ospite da me a San Martino di Venezia o con cerimonia a Rovigo il sabato 18, dove ricorderemo un infoibato, un nostro concittadino polesano di nome Barbierato, che è stato infoibato. Mi auguro che quanto prima queste atrocità vengano riconosciute da tutti e si dia giustizia a tutte le persone morte. Oggi, con il 10 di febbraio, il giorno del ricordo, ricordiamo tutti questi nostri concittadini e nella loro ormai eterna vita nel riposo abbiano giustizia nella memoria. Ricordiamo per non dimenticare.